Brick OK, ovvero un vasto assortimento su 1100 metri quadri di negozio, tutto da scoprire. Prodotti per gli amanti del fai da te, del giardinaggio e tutto per il green e la vita all'aria aperta. Decorazione, utensili, piccoli mobili, casa ufficio, porta soffietto, elettricità, termoidraulica, vernici, smalti, ferramenta, falegnameria, anche con servizio taglio legno e poi pensiline. Prodotti per la ristrutturazione e la manutenzione. Abbigliamento antinfortunistico. Brick OK è dedicato ai privati, ai professionisti, ma soprattutto a chi si occupa in prima persona dei lavori in casa, con tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi da ingrosso. Non trovi ciò che cerchi o vuoi un consiglio qualificato? Chiedi al nostro personale a tua disposizione per la realizzazione dei tuoi piccoli e grandi progetti. In Romagna ci trovi a Forlì, vicino al casello autostradale. Brick OK, sempre il massimo risparmio e offerte speciali tutti i mesi. Volli e volli sempre e fortissimamente volli. Volli, bollicine romagnole. A Cervia in centro, proprio accanto al teatro, in Corso Mazzini 64, puoi pranzare al ristorante La Gastronomia, con primi piatti tradizionali, secondi, contorni o spuntini prelibati, dalla genuinità garantita poiché utilizziamo solo prodotti del territorio. Tra le tante specialità di piatti tipici locali troverai anche pasta fresca, salumi di produzione propria, mora romagnola, grigliate classiche di mora, costate e tagliate di scottona. Dimenticavo, le ottime pietanze preparate al momento da Goffredo e Marinella sono anche da sport, chiusa la domenica. Per informazioni 0544 71 32 6. Vi aspettiamo. A Cervia arriva lo street food di qualità con Cervia Gusta Libro, l'evento e format ideato e condotto da Letizia Magnani per il Comune di Cervia, Cervia Turismo, Saline di Cervia ed in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro CNA Confartigianato, che giunge quest'anno alla sua terza edizione e raddoppia. Oltre alle tre interviste sotto la torre, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 settembre, infatti in questa edizione la manifestazione si è consolidata ed è cresciuta con una grande novità: la collaborazione con il mondo dell'artigianato tipico, la creazione di un villaggio dedicato allo street food di qualità. Infatti Slash Villaggio Street Food 17 è la continuazione naturale di Slash Cervia Gusta Libro 2017. Stiamo insomma lavorando molto per cercare di innovare la nostra città e insomma recuperare un po' tutti quei luoghi più belli, un po' le cartoline della nostra città. Qui siamo in un punto che certamente lo è: il Magazzino del Sale, la piazza che abbiamo appena realizzato e poi Borgo Marina. Insomma, sono luoghi che stiamo cercando di, insomma, di rivitalizzare per ridare ulteriore bellezza alla nostra già meravigliosa città. Poi siamo anche molto contenti anche per avere qui ospite, direi di nuovo, Oscar Farinetti, anche perché è sicuramente un grande italiano che ha avuto il merito innanzitutto di portare Cervia in tutto il mondo, perché il sale è negli Italy appunto di tutto il mondo, e poi anche soprattutto ha avuto la bravura di raccontare un'Italia meravigliosa fatta di tantissime eccellenze, che lui ha saputo insomma mettere, trovando il mix giusto, e portarlo davvero nel mondo con orgoglio, e quindi siamo veramente molto contenti. Abbiamo cercato di caratterizzare, diciamo, tutti i weekend con dei grandi eventi legati al cibo, legati all'intrattenimento, e devo dire che insomma è la terza edizione. Questo è un luogo nel quale si incontra il cibo e si incontra anche la cultura attraverso il libro e con grandi personaggi, e Oscar sicuramente ne è uno, ma poi avremo anche domani sera una vincitrice di MasterChef, che ormai è diventato diciamo un luogo nel quale si fa una grande promozione della cultura del cibo, e quindi diciamo tutti i weekend sono caratterizzati da grandissimi eventi. Questo weekend appunto Gusta Libro con Cervia in Bolla, poi il grande sport al Palazzetto dello Sport, il prossimo sarà Sapore di Sale con la tradizionale rimessa, poi il mercatino europeo, e poi finiamo alla grande con Ironman per smaltire anche tutto quello che abbiamo mangiato nei weekend precedenti. È la prima volta che l'Ironman, diciamo, viene in Italia con la sua gara principale, fa parte di un circuito internazionale, quindi abbiamo dovuto chiudere l'iscrizione a 2500 per motivi di sicurezza, però devo dire che sono atleti che vengono da tutto il mondo, Stati Uniti, Australia, Canada, davvero, e vengono in Italia, vengono a Cervia per partecipare a questo evento, e poi ovviamente insieme anche ai loro accompagnatori ne approfittano, i primi dati ci dicono, anche per visitare
un po' il nostro splendido paese. È la prima volta, una gara internazionale, devo dire la città insomma si sta preparando, stiamo facendo anche molti incontri sia con gli operatori che con i cittadini, ovviamente perché ci sono sicuramente alcune esigenze legate alla viabilità, però davvero una grande vetrina per Cervia, per la Romagna soprattutto, davvero una vetrina internazionale, verranno da tutto il mondo e credo che sia un grande motivo di orgoglio per Cervia, ma direi anche davvero per tutta la Romagna, perché attraversa dei luoghi bellissimi, quindi tutto il mondo vedrà le nostre colline, Forlimpopoli, Bertinoro, Cervia, quindi verranno davvero in un pezzo meraviglioso di Romagna. Assessore Fabbri, seconda giornata di Cervia Gusta Libro, insomma non ci si perde mai una serata qui a Cervia, c'è sempre qualche cosa da fare. Beh, assolutamente sì, questa sera, seconda serata, abbiamo Oscar Farinetti, proprio il guru, no? Diciamo dei prodotti tipici della valorizzazione del territorio in Italia che portiamo a Cervia, intanto perché Cervia crede tantissimo nell'enogastronomia locale, nella valorizzazione dei prodotti tipici, non fosse altro perché abbiamo il nostro sale dolce di Cervia che è presente in tutti i locali che sono come dire targetizzati Italy nel mondo, e questo ci rende molto felice, non soltanto in Europa ma anche appunto a New York piuttosto che in Asia. Questo per noi ovviamente da parte di Oscar Farinetti è stata una grande fiducia nel nostro prodotto tipico, nel nostro simbolo della città. E inoltre abbiamo scelto di abbinare Cervia Gusta Libro, quindi attività culturale dedicata alla valorizzazione dell'enogastronomia, della storia dell'enogastronomia ma anche della cultura dell'enogastronomia, abbiamo deciso di abbinarci appunto anche tutto ciò che è la gastronomia locale, e quindi quest'anno abbiamo un piccolo assaggio di street food di qualità, tutti a chilometro zero della Romagna, perché crediamo di voler valorizzare nel mondo e anche per i turisti che saranno da noi in questo periodo dell'anno proprio i prodotti della nostra regione, la nostra destinazione Romagna, e pertanto diciamo l'anno prossimo tenderemo a voler allargare ulteriormente questo tema, ampliare il palinsesto della parte culturale ma anche ampliare il palinsesto della parte gastronomica. Sappiamo tutti, e se non lo sappiamo oggi lo diciamo, che noi abbiamo portato la piadina di Cervia a Italy, a New York. Grazie a dei produttori locali, grazie a dei nostri concittadini che hanno creduto nel prodotto e hanno creduto nel fatto che il prodotto piace a tutti. In effetti veramente stiamo girando il mondo grazie alla nostra piadina romagnola. Noi in partenariato questa sera abbiamo anche con CNA e con Confartigianato Locali che con un loro stand gastronomico accompagnano anche il comune nelle nostre attività di promozione turistica durante l'inverno. La rassegna cervese ha preso il via dunque venerdì 1 settembre con l'inaugurazione del villaggio cui ha fatto seguito l'intervista a Lisa Casali, volto televisivo e autrice fra gli altri di Quanto Basta, il manuale del risparmio per comprare, cucinare e mangiare ogni giorno è giusto, ed autrice del fortunato blog Eco Cucina. Lisa ha anche firmato il libro Cucinare in lavastoviglie, tradotto in 9 paesi. Ed infine gran finale domenica 3 settembre con Erika Liverani, vincitrice della quinta edizione di Masterchef Italia Piccoli Passi, un libro intimo di ricette e segreti per una cucina capace di seguire le stagioni. Noi invece abbiamo seguito la serata col patron di Italy, Oscar Farinetti. Siamo alla terza edizione e come sempre le terze edizioni sono quelle che determinano se un prodotto, se una manifestazione funziona e avrà futuro oppure no. E siamo partiti 3 anni fa portando qui in realtà Identità Golose, poi abbiamo portato qui Squisito, insomma abbiamo portato alcuni dei testimoni italiani della cultura del cibo e del vino. Quest'anno abbiamo voluto allargare allo street food, ma abbiamo voluto allargare anche alle realtà migliori della nostra terra. Da qui l'incontro con alcuni di questi marchi, Volli è uno di questi, la birra al sale è uno di questi. Insomma, l'incontro con quelle che sono le realtà che fanno cultura del vino e del cibo e naturalmente con i grandi autori. Quest'anno, per accompagnare queste 3 interviste sotto la torre, ormai un luogo mitico della cultura del cibo, e quindi con me Lisa Casali, Oscar Farinetti ed Erika Liverani, ho voluto anche l'artigianato tipico, e quindi abbiamo aperto questo piccolo villaggio dello street food di qualità. E quando io penso allo street food penso che in Romagna non abbiamo mai avuto bisogno di inventarcelo, perché la piadina è un grande ambasciatore di street food. Una serata dove Oscar Farinetti ha lasciato pochissimo spazio a tutti noi. È stato molto divertente in realtà, perché lui è abituato a fare lezioni magistrali e non ci eravamo accordati. Devo dire, da giornalista è stato un po' difficile andargli dietro,
In realtà credo che la gente che è venuta qui, ed era veramente tantissima, volesse esattamente ascoltare lui, quindi io gli ho fatto semplicemente la spalla, perché a volte essere giornalista significa anche fare la spalla, senza però arretrare rispetto alle domande, perché ho provato comunque a pungolarlo e a chiedergli qualcosa sull'economia, sulla cultura, sulla sua visione del futuro, e credo che ci sia molto materiale su cui riflettere. Posso dire che questa è una delle manifestazioni più belle che ci siano state a Cervia ultimamente, perché è vero, Oscar Farinetti questa sera ha fatto una bellissima lectio magistralis, però diciamocela com'è, posso darti del tu. Tu hai detto le cose giuste, ovvero gli italiani spesso si piangono addosso, iniziamo a piangere meno e a motivarci e arrivare un po' a qualche soluzione, perché se no si arriva da nessuna parte. Bravo, questa è la cifra. È successo per qualche motivo strano che ci siamo dimenticati di essere nati per pura combinazione, perché nessuno di noi decide dove nascere, nel più bel paese del mondo. E siamo partiti con questa lamentazione, che magari qualche ragione ce l'ha anche, perché va bene, perché secondo me è anche una componente fondamentale lamentarsi, magari su un'ora, 5 minuti. Poi per costruire. Poi gli altri 55 le dedichi a cercare soluzioni, perché se tu ti lamenti e basta e non cerchi soluzioni. Siamo arrivati ad una roba per cui ci sentiamo impotenti e pensiamo che a risolverci i problemi debbano essere sempre solo le istituzioni. Cioè noi non contiamo. C'è crisi nel lavoro, ma conta anche il fatto che alziamo il sederino dalla sedia e ci cerchiamo qualcosa, o solo le istituzioni che debbano? Quindi al centro di questo nuovo umanesimo che ci siamo autocreati c'è queste istituzioni e noi sembra che non contiamo più niente. Siamo lì impotenti ad aspettare che ci risolvano i problemi. Chi? I politici, che oltretutto ci stanno sul cavolo. È una cosa strana, perché è incredibile pretendere che risolvi i problemi sia della gente che tu non stimi. Non li stimi, però devono essere loro risolti i problemi. Dai, alziamo il sederino, ma a livello anche minimo, inventiamoci delle robe. Dico sta roba perché è anni che la dico, ma non è solo grazie a me, ma grazie a tantissime altre persone più brave di me. Stiamo vedendo i buoni risultati. Adesso, per esempio, l'altro ieri guardavo i dati. Made in Italy, gennaio-giugno, più 11% di esportazioni. Emilia Romagna? Madonna, siete fortissimi. Beh, avete anche avuto il culo di avere sotto sederino un ben di Dio del maggior numero di DOP e di... Però ve le siete fatte voi, l'hanno fatte le generazioni che ha vissuto prima di voi. I grandi scultori del globo. Ragazzi, un paese che c'ha il parmigiano reggiano, il sangiovese, l'aceto balsamico e adesso la mortadella, il parma. Avete delle robe pazzesche, però siete bravi e le sapete valorizzare e vi date da fare. E poi siete però ingiustamente due regioni insieme, perché Emilia e Romagna, sapete che se non foste insieme il Piemonte sarebbe la regione numero uno per l'agroalimentare, invece diventate numero uno voi, ma perché siete due in uno, non è giusto. Un grande romagnolo che a me ha cambiato la vita, che si chiama Tonino Guerra, mi diceva sempre: c'è un uomo che cammina dritto e preciso verso il futuro, ma spesso voltando la testa all'indietro. Quando gli chiedono perché, lui risponde: ragazzi, ma sì, non so da dove arrivo, col cavolo che trovo la strada da dove andare. E lui mi ha cambiato la vita, lui mi ha spiegato: studia prima da dove arrivi, vedrai che è più facile trovare la strada da dove andare. Lo sai perché le Langhe sono diventate patrimonio dell'umanità? Oggi sono la provincia italiana che viaggia al maggior numero di incrementi di turismo di altissimo livello ed è diventato tartufo bianco d'Alba, Albarolo, Barbaresco, perché ha avuto la malora. Leggete Beppe Fenoglio, 1954, capirete in che stato era la nostra piccola provincia Alba, Le Langhe, Roero, 60-70 anni fa, una povertà assoluta, da lì siamo partiti. Sai perché la Romagna è il numero uno in assoluto dei mari italiani? Perché è più brutto. E i loro cittadini si sono inventati come vendere l'ombra. Numeri uno. Quando mi chiedono qual è il popolo più in gamba d'Italia, io dico sempre i romagnoli. Dici così anche quando vai in un'altra regione? Lo dico, non lo faccio da parte. Lo dico sempre solo della Romagna. L'altro giorno parlavo con i miei amici romani che mi dicevano: ma il turismo. Gli ho detto: ma il turismo centrale, risolviamo il problema. Mettiamo tutti i romagnoli a capo del turismo. Ministro romagnolo, vice ministro romagnolo.
avete dimostrato, ragazzi, avete più turisti di tutti. Perché? Perché vi siete inventati l'accoglienza, vi siete inventati aprire le braccia, sorridere, farle arrivare, farle divertire. Siete un popolo di gente molto italiano che si diverte, che balla tutta la notte, che è inventato il liscio, ma poi alle 6:30 del mattino suona la sveglia e si va a lavorare e si fa le robe. Una meraviglia. Sai che mentre noi stiamo chiacchierando, di là stanno brindando con un vino che mi pare che sia il Volì. Tu lo conosci? So, no, che ti vedrai a breve con la presidente. Andiamo, andiamo a berlo. Va bene? We love each other. Naturally.